Jeremias Rodriguez arriva tardi a Mattino 5, le scuse in diretta e il motivo. Mattino 5, Jeremias Rodriguez arriva in ritardo in studio, il divertente motivo. A grande sorpresa, Jeremias Rodriguez ha deciso di essere presente nel corso della puntata di Mattino 5 in onda oggi, 24 novembre 2017. Federica Panicucci ha accolto l'argentino con grande calore, proprio come ha fatto il pubblico presente in studio. Il fratello di Belen e Cecilia era atteso già da diversi minuti e proprio per questo ha chiesto scusa in diretta TV. Il ragazzo ha anche cercato di spiegare alla conduttrice e a tutti i presenti il motivo per cui non è arrivato nell'ora prestabilita. Il giovane ha dichiarato che, da quando è uscito dalla casa del grande fratello VIP non si è fermato un attimo e la stanchezza ha iniziato a farsi sentire. A causa delle poche ore di sonno, il bel Rodriguez si è addormentato e non ha sentito la sveglia. Jeremias Rodriguez a Mattino 5, la rivelazione su Francesco Monte. Fortunatamente, la redazione di Mattino 5 lo ha chiamato al telefono e lo ha svegliato. Jeremias si è preparato al volo ed è corso in studio. L'entrata è avvenuta di fretta e il tempo dell'intervista è stato molto ridotto. Per me è tutto nuovo qui. Sono in giro tutto il giorno, mi sono addormentato un pochino. Passando oltre, Federica ha chiesto alcune particolari cose della sua vita ora che si trova al centro dell'attenzione. Subito dopo il grande fratello VIP, il Rodriguez ha ammesso di essere andato a trovare Francesco Monte e a grande sorpresa ha rivelato di non averlo visto poi così male. In ogni caso, è anche sicuro che dopo la fine di una relazione amorosa, uno dei due soffra sempre. Jeremias e Belen, le parole dopo il grande fratello VIP. Per il suo futuro lavorativo non sa ancora se continuerà ad apparire in TV o meno, per ora si gode il momento. Da quando è tornato alla vita reale, non ha ancora avuto il tempo di uscire e sta passando più tempo possibile con i suoi familiari. In ogni caso, l'unica persona con cui è uscito è la sua ex. I due si sono visti, sono stati paparazzati e a quanto pare hanno cercato di confrontarsi riguardo la loro storia d'amore. Dopo il reality show, il ragazzo ha parlato molto con Belen che ha ammesso di essere rimasta felice del percorso fatto da suo fratello.